Bentornati al Let's Play di Spyro 3. Allora, parliamo con il ciccione e compriamo questo canguro. Ah, oggi ovviamente siamo in compagnia di Marco. Bene. Allora, abbiamo sconfitto. Stai registrando? Sì, siamo partiti. Vabbè, in pratica Riccone ha detto che 300 gemme per riportare. Wow. Ah, facciamoci il filmato. 100 gemme per cosa? Per liberare il canguro. In realtà è una cangura. Oh, allora dice tutto. Però è un po' cara sta cangura, eh. No, non è morto. È morto. Non si sente un cazzo. Fuori veralone. Vabbè, in pratica abbiamo casa più. Basta che cancelli i pornacci se ne vanno via 200 giga. No, non così tanti. Allora, cominciamo a prendere le gemme, dai. Mamma quanto è lenta sta. Yam. Crippio, mi fa male il dito, non so neanche io perché. Oh, e muori. Marco, morto il kebabaro numero uno. Già. Chi? L'hanno inchiappettato. Chi? Sto cazzo. Eppure il governo di Gheddafi non era così male. Tutti avevano il diritto a una casa, le donne, boh. era legale fare le puttane, praticamente. Perché qua? Qua se li incocciano gli sbirri se la fanno dare gratis. Guarda cosa abbiamo trovato lì. Gli vengono pagate modestamente. Pure qua, se per questo. Ah, tu sai qualcosa, Francesco? Gelato di tavola è puttana. Certo che ne so, mica sono uno sfigato. Eh già, perché chi fa puttana ovviamente è una persona. Allora, scassiamo queste pietre. Ma là non c'è una minchia. Il caprone gli stava per incaprettare. Ti piace la capretta? Polca melda. No, c'è uno stupido sasso qua. Hulk. Già. Senti una cosa. Dimmi tutto. Ci stava un nabbo su Facebook. Sì. Anzi, prima il fatto del nabbo di Imperium. Stavo giocando in Imperium online. Conosci Imperium, le grandi battaglie di Roma? Vabbè, tipo i giochi Empire, diciamo. Conosco. In pratica mi avevi detto, era mio alleato. E guarda caso, vado a capitare sempre con gli alleati nabbi. Due nemici che erano fortissimi. Lui mi diceva: senti, ho bisogno di viveri, per favore, mandameli. E io: ok, tieniti due villaggi, producono cibo. Lui: non ho bisogno di cibo, ho bisogno di viveri. Che coglione. No, adesso me lo scarico così giochiamo insieme. Sì, ci mettiamo. Ma più o meno sai lo schema di gioco? Sai lo schema di gioco? Con i villaggi fai i viveri. Con i carretti ci fai i soldi. E che dal centro città ci fai i soldati. Esatto. Grosso modo è così. Anche se non è proprio al centro città, è nella caserma, sta là. Ma sta nel foro comunque. Ok. Un bel gioco, Band of Online, è Age of Mythology. Sì, l'ho visto l'ultimo online. Cribbio, già inizia a laggare, l'hard disk è mezzo pieno. Cazzo, diamoci una mossa. Se avessi saputo, avrei svuotato l'hard disk da tutti da tutti i file dell'università che ho, vero? Cioè quelli dei pornazzi? Più o meno. File dell'università, tu fai pornografia, quindi dovresti cancellare quelli sulla figa, che sono quelli che pesano di più. Ora dobbiamo ammazzare gli stronzi. Io sono Spyro.
No, 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 no. E vai, incula il caprettone. Fatto. Ah, il nuovo sparo è diventato bruttissimo. Madonna, quanto è brutto. Hai visto quanto è brutto? Sì, l'ho visto. Gli ultimi fanno cagare. Lo dico pure nella parte precedente, quella di Villa del Sole, che ora ha una faccia di minchia. Infatti. Poi può volare, andiamo. Praticamente quello che cosa è successo? Che è invecchiato. No, è successo che dopo Spyro 3 Insomniac Games si è dichiarato indipendente, e Spyro, che i diritti erano posseduti dalla Sierra, non hanno più continuato a sviluppare l'Insomniac Games. E la fa la Sierra. Sierra, no. Che l'unica cosa buona che ha fatto nella sua vita era Empire Earth. No, quello l'ha fatto la Stainless Steel Studio. E la Sierra che minchia ha fatto? La Sierra l'ha pubblicato, come la maggior parte dei giochi. Li pubblica, non è che li fa. Ah, ho capito, come l'FX e l'Emimont Games. L'Emimont Games li produce, ma l'FX ci mette la firma, diciamo, li diffondi, li mette in commercio. Praticamente c'è la Stainless Studios, è fallita nel 2005 per colpa di alcuni stronzi. Però cavolo, Empire Earth è stato uno dei giochi migliori al mondo. Fatto bene sotto ogni punto di vista. Non la posso aprire, una cioè mio fratello vuole che apro la cintura dei pantaloni, perché? Perché devo andare in bagno. E non te la sai aprire solo? C'è una mano occupata. Io ne ho due occupate. Una mano occupata. Sì, c'ho in mano un bicchiere. Dopo se ti slacci i pantaloni. Cazzo, mi manca una gemma da due. Dove l'ho messa? Ovviamente l'ho messa io, non è che si è persa. Forse ce l'hai nei pantaloni di tuo fratello. Cribbio. No, me la sono proprio persa. Ah, eccola qua, infatti. Ah. Abbiamo finito il livello. Perfetto, 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 perfetto. Usciamo da questa merda. Che Spyro 3 era troppo bello, a parte per le minchiate che c'erano, tipo come i livelli di Sparks, che sono pallosi proprio, brutti e difficili. Ma mi manca un uovo, mi sa, perché devo scassare un muro da qualche parte. Sì, Spyro 3 c'è solo quelle missioni extra che possono cagare un po' il cazzo. Ma lo conosci Zeb89? Come? È partner pure YouTube. Scommetto che ti sta molto simpatico. È un tizio abbastanza simpatico, mi fa morire da ridere. Dai, però è partner, cioè a questo punto potrei essere partner pure io. Sì, ma tu non vai contro i minchia nerdoni che giocano a Call of Duty? No. Cioè vado, ma non lo pubblico in giro questo fatto. Se, mi... se tu lo pubblichi e poi tutti i bimbi minchi iniziano a rosicare no, ecco chi è. Ruby! Ruby è lui! Ruby. Ruby rubacore! Vai, andiamo via, va. Questa è Sheila. Sì, e Sheila. Come si chiama quella là che. No, quella stava. Due. Avete sentito il mio ruttino? Sì. Ok, abbiamo finito il livello e anche finito lo spazio sull'hard disk, temo. Quindi vediamoci questo filmato e poi salutiamo tutti. E poi devo montare i video, devo staccare tutto qua. Deve molla, montare molla. I video, li deve montare. Chi è quella? Bianca. Bianca. Nana, poi. Che nabbo. Cucci, hai finito di registrare? Aspetta, hai finito di registrare? Un attimo, un attimo. Grazie, ma siamo in grado di badare a noi stessi. Ma da questo allora. Non muore. Morto. Oh oh. Mi ha arrostito la zocco. Poi lo guarderei nella parte. Che demente. Vabbè.